Lui prende 4 punti per Monti. Di calcio ci va sotto troppo, come si suol dire, nulla di fatto, la biglia rossa nel quadrante inferiore. Vediamo adesso se Monti attacca magari con uno stacco la biglia bianca. Infatti, ma nulla di fatto, la sua comunque si attacca a sponda alta. Adesso probabilmente Corradini andrà vicino a pallino. Tocca leggermente pallino, la biglia si stacca, è leggermente staccata da sponda, 3-4 cm. Decide di andare a punto, sembra essere sostenuta come forza, infatti scivola via. Di nuovo, questa volta sembra con la forza giusta, e con la forza giusta si posiziona di fianco a pallino, ma ne ha già giocate tutte e quattro. Adesso Corradini ha 2 biglie per chiudere questa mano di gioco. Effettua un tiro per portare il pallino giù, magari fare anche qualche brillo, riesce la prima cosa, la seconda no. Attacco la rossa di sotto calcio per farne 6 e magari realizzare qualcosa con la biglia. 6 di colore arrivano, punteggio 6-4 per Corradini. No, 4, scusate, abitudine, 4 pari. Comunque si può bocciare di striscio dalla prima riga, sia chi tra 20 e non da 12 cm, ma poi la bocciata libera di braccio di striscio, braccio inteso come slancio di striscio dalla riga di mezzeria. Tira, non ottiene punti, ma con il fatto che la biglia rossa ha toccato la bianca non è scesa per fare il punto, quindi il punto è di Corradini. Ti tocca risalire per Alex Monti, un po' troppo tagliata, risale di fianco a pallino, lascia un po' di spazio tra il pallino e la biglia che ha tirato. Questo comunque, non facendo bersaglio, qui non è un male, non è poi un grosso male. Di striscio a risalire, scarsa questa, si tocca appena pallino, non fa il punto. Adesso deve giocare l'ultima. E questa come forza è giusta, ma direzionata non bene, si ferma al limite dei birilli. Tira da sotto per colpire la bianca. Ricordo che questo tiro adesso porta punti doppi, sono 16. Il sottocalcio, 2 sponde corte, poi il bersaglio, sono 16. 20 con un tiro, insomma, un bel andare.
24-12 per Monti, che adesso va alla bocciata. Ne fa 8 forse, no, 8, 24-8, 32-12 per Monti. Corradini fa 11, 23-32. Sono 2, 34, 23. Due sponde interne. Se prende pari rimane, ma era un po' troppa la forza. Comunque, ha preso pari il pallino, è rimasto in ottima posizione. Semifinale, gara singolo con regolamento sperimentale, Monti, maglia azzurra, Corradini, maglia nera, semifinale, la prima semifinale. Ne blocca molto bene Monti, anche se non è attaccato, ma comunque già una biglia di svantaggio, deve cercare di evitare di lasciare in mano veglia l'avversario, perché l'avversario è perfettamente in grado di fare realizzi da tutte le parti del biglietto. Ultima biglia per Monti questa mano. Anche questa di Brocca. Non so se ha fatto il punto, comunque Corradini colpendo la rossa, smezzando la rossa, può farne 4, cioè 3 biglie. Sono 4 punti, 27-34, è la bocciata, adesso va Corradini. Comunque è buono, tre mani, siamo a metà gara, quasi a metà della stecca, sbaglio 80 ricordo. Monti affianca pallino, ci rimane un briciolo di spazio, Corradini chiaramente, ripeto, sotto calci, punti valgono doppio. Abbondante, toglie la rossa vicino al pallino, ma non fa birilli. Monti di nuovo, due sponde interne, ha rischiato di prendere il canassino di centro, lunga, non giocata benissimo questa biglia, ma comunque ha fatto il punto, mantiene la biglia di vantaggio. Sta sempre scarsa. Thank you.
Corradini monteva di prima appunto su sul pallino, bruciata. Quattro punti, 41-35. Monte si mette oltre il pallino, non riesce però ad andare completamente dietro il pallino, e Corradini andrà di spinta sulla rossa alla vigna di vantaggio. Sposta pallino Monti. Dietro pallino anche molto bene, metto di sotto stavolta, non fortunato, 39-41, siamo a metà del percorso, semifinale gara singolo con regolamento sperimentale, Corradini, Monti, l'altra semifinale vede impegnati Bovo e Gualandi. Favorevole, quindi perde un'ulteriore biglia di vantaggio nel cercare di attaccare la biglia dell'avversario. Adesso magari cerca di andare a punto, Brocca. Posizione attaccata a pallino, su Monti andrà di spinta sul pallino per staccare la bianca, due biglie di vantaggio, per cui era importante anche solo muovere, ma riesce a fare il punto. Adesso Corradini gioca l'ultima biglia di questa mano, il punteggio è 41-39, quindi in perfetto equilibrio. Tira giù il pallino più sponda bassa possibile per limitare i danni. C'è una biglia, 43-39, e alla bocciata adesso ci va Alex Monti.
a vuoto, stavolta il punteggio rimane invariato. Le sponde interne, tiro strano, sinceramente molto stretto, non, chiaro non deve fare bersaglio perché con il nuovo regolamento, lo ripeto ancora una volta perché si fosse messo in visione da poco, con il nuovo regolamento il tiro di sottocalcio, cioè le due sponde corte prima del bersaglio, portano punti doppi, quindi se fai bersaglio col pallino rischi molto di più. Monti va di prima, alla brocca, tiro tagliato, se la forza è giusta si ferma appena sotto, si ferma di fianco e qui il bersaglio c'è. Anche se c'è questa miglia rossa nel quadrante superiore che disturba un po' il tiro, ma penso che alla fine quella di lì farà lo stesso. Tiro cangurato, bello, ben fatto, punto stretto, non è male neanche questo, sono 8 punti e il punto. Massimo, cioè porta via la bianca e mette il pallino cavallo della riga, quindi non si può giocare di prima di diretta, non si può fare un tiro diretto. Corradini di due sponde, va di misura, una biglia due punti, 41 a 51, la bocciata ci va, Corradini. Fa un birillo, 43 a 51. Le sponde interne, vicino al pallino. Mi sembra stretta, così terza biglia da mano per Corradini. Questa sembra meglio decisamente, appunto porta la biglia, il pallino bianco, il pallino verso la bianca. Due sponde esterne a risalire, dipende dalla forza, di fianco al pallino. Toglie un bersaglio facile per fare, evitare di subire il calcio dell'avversario. Muove la biglia bianca e la porta più o meno dove, a dove Corradini l'ha tolta. Fa un birillo 2,53. Adesso deve provare a toccarla per fare un po' troppa forza. Ha fatto il birillo sì, ma se si fermava qualche centimetro in meno
proprio un calcio più agevole. Adesso proverà di tagliata, ma sta sicuramente alla parte, come si suol dire, dei bottoni. Una biglia, 55-43 alla bocciata, Alex Monti. E fa 4, si porta 59. Cerca di metterla dietro al pallino. Per coprire il calcio doveva staccarla di più. Non azzarda Monti e si accontenta di andare lì. Di fianco a pallino Monti con discreta precisione si ferma un centimetro e mezzo, 2 centimetri dalla sponda. Mette dietro pallino di nuovo Alex. Vediamo Fabio che tiro fa. Spinge il pallino verso l'altra biglia bianca sua, appunto fatto 2 punti, una biglia, 45-59 alla bocciata. Adesso ci va Fabio Corradini. Sono 10. E si porta 55, 4 punti di distanza tra Corradini e Monti, 59 Monti, 55 Corradini. Le sponde esterne di Monti un po' lunga questa, tocca pallino, poi scivola giù, sempre il solito discorso, così non si fa bersaglio, ma appunto così per l'avversario è molto agevole. D'altronde c'è l'eterno dilemma, mi avvicino molto, faccio bersaglio, i punti valgono doppi, sto distante, stringe l'avversario e dopo sono in difficoltà io. E qui però ci starebbe il tiro da sotto, colpire la propria biglia, colpire la biglia di Corradini, scarazza sul pallino, se ne possono fare 4, 8, 12 non credo di più, ma vediamo. Invece Alex va a punto, colpisce i 2 pezzi e non fa il punto. Broccare salire, attaccato pallino, non sembra direzionato per i birilli.
di prima, Corradini. Non lo prende pieno, quindi non fa il punto, adesso gioca l'ultima. Due sponde interne per andare di precisione sul pallino, un po' lunga, quindi lascia spazio per Monti. Una biglia 61-55, alla bocciata adesso va Alex Monti. Ne fa 4, 65-55. Dietro pallino pari, potrebbe essere corta, però mai dire mai, più che altro è mal direzionata, vediamo se il punto è fatto, mi sembrerebbe di no. Tiro sbagliato, ma è riuscito lo stesso a fare il punto. Lui ha probabilmente colpire la biglia bianca, ha toccato prima pallino, quindi la bianca. Nulla di fatto. No, nel salire un birillo, tre punti. Poi vediamo di chi è il punto adesso, forse bianco. Il realizzo e questo gli avrebbe consentito anche di mantenere la sua biglia nei paraggi per fare tentare gli otto di colore. Monti va vicino a pallino. Cerca di andarci più vicino, punto rosso, quindi due punti per Monti, che va come detto 67. Questa è poco tagliata, non dovrebbe dare esiti. 65 67 58, 9 punti di vantaggio per Alex Monti. Sopra pallino, Corradini va di spinta ma sbaglia il tiro, quindi perde la biglia di vantaggio. Calcio a pallino, ci va sotto troppo, rischia
suo si avvicina pericolosamente. Castello concede 3 punti all'avversario che va a 72 con il colore, la biglia. Quindi siamo 72 a 58. Match ball per Alex Monti. Vince Alex Monti, si qualifica per la finale.